Allora, voglio dirvi che vi abbiamo riunito per ringraziarvi, soprattutto perché voi siete l'esempio che la costanza, l'impegno e la dedizione paga e paga sempre. Può sembrare strano omaggiare gli anniversari di matrimoni e gli studenti nello stesso giorno, ma per noi non è così, perché anche se avete età diverse, avete dimostrato che durante il periodo più brutto che ha colpito tutti noi, voi non avete mai dimenticato il vostro impegno, il vostro obiettivo. Ragazzi, per quelli che hanno frequentato qua l'Onate Ceppino, vi ricordate cosa vi ho regalato l'ultimo giorno di scuola? Vi ho regalato una maglietta che davanti era bianca, ma dietro c'era una scritta. C'era scritto: se puoi sognarlo, puoi farlo. La parte bianca è perché voi siete gli artefici del vostro futuro e quindi dovete disegnarla voi, con i vostri sogni, con i vostri obiettivi, con i vostri desideri. La vita, ricordatevi che dovete morderla, afferrarla, rubarla. Ma vi ricordo che non sono i voti quelli che vi contraddistinguono, ok? È la vostra vera essenza e dovete lottare per dimostrarla, per cercarla. Non fissatevi, non rendete la vostra vita banale imitando dei falsi idoli, ma cercate di esprimervi al meglio quello che voi siete. Non importa quello che diverrete. Ma l'importante è che dimostrate che voi siete in grado di fare tutto quello che volete, perché è così. E se per caso qualche volta fallirete, non vi preoccupate, perché nessuno vi giudica. La vita è fatta anche di questo. Ma ci sarà sempre la vostra famiglia che vi aiuterà, vi sosterrà e non vi giudicherà. Ed è questa la cosa più importante. Vabbè, penso non è bello dirvi quanto è un piccolo segno, però ad ognuno di voi viene dato un piccolo attestato di merito, perché è corretto che il vostro impegno, come vi ho detto, venga premiato e possiate sempre ricordarvelo, nella vostra vita. Quindi non so, Valentina, vuoi dire qualcosa? Carolina, scusa, io con i nomi lo sanno tutti, non ci azzecco mai. Grazie, sì, dico solo due parole prima di iniziare. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, è un grande piacere per me e per noi essere qui e per questo ringraziamo il nostro sindaco Clara. Volevo solo farvi riflettere sull'importanza di questo momento perché dà un ulteriore valore a quello che avete fatto voi ragazzi durante l'anno scolastico passato. Dico ulteriore perché la scuola, in generale lo studio, sono prima di tutto per voi stessi, quindi studiare vi permette di ampliare le vostre vedute, di ampliare la vostra cultura, di acquisire consapevolezza di voi stessi, quindi vi permette di capire ciò che siete e ciò che potete essere e soprattutto vi permette di non farvi mai limitare da nessuno e non farvi imbrogliare da nessuno. Quindi vorrei darvi questo consiglio di studiare, leggere, essere curiosi. Perciò complimenti e continuate così.